Nelle occasioni in cui come colorist ci troviamo accanto al regista o al direttore della fotografia, il linguaggio comune parlando di esposizione è quello degli stop. È in relazione a questa scala che si discute la luminosità di una scena. È quindi utile conoscere dei metodi e trovare degli strumenti all'interno di Resolve per gestire l'esposizione in maniera quanto più possibile fotografica, ossia per riprodurre in post-produzione il comportamento della camera sul set. Le strade che preferisco per raggiungere questo obiettivo sono due ed entrambe funzionano al meglio quando si lavora in color management. Per questo motivo ho già impostato il mio progetto utilizzando il DaVinci Wide Gamut, esattamente come ho mostrato in un precedente video che vi linko in descrizione. Procediamo. Il primo metodo richiede di spostarsi in gamma linear per ottenere appunto una risposta lineare dalla Wilder Gain delle primaries. Per questo esempio alziamo l'esposizione di uno stop, raddoppiamo quindi il valore di base che è 1 arrivando a 2. E ci salviamo una still perché poi faremo un confronto. Resettiamo il nodo, Shift Home, e andiamo ad alzare l'esposizione di uno stop utilizzando il comando ISO di Camera Raw. Passiamo da 400 a 800 ISO. E ora, CTRL W, confrontiamo questa immagine con la still che abbiamo salvato. Apparentemente nessuna differenza. Osservando il waveform, in realtà si può vedere una leggerissima discrepanza, ma non è sufficiente affinché la si possa notare nelle immagini. Testiamo ora il secondo metodo, che è ancora più semplice. È importante ricordare che avendo resettato il nodo non siamo più in gamma linear, ora ci troviamo in DaVinci Wide Gamut, come da color management. Questo per sottolineare il fatto che non servono operazioni preliminari a quella che sto per mostrarvi. Molto semplicemente entriamo nelle Wheel HDR e utilizziamo lo slide del global per inserire di quanti stop o frazioni di stop vogliamo aumentare o diminuire l'esposizione. Per un paragone diretto con l'altro metodo, saliamo uno stop e confrontiamo con la nostra still. Stavolta le due immagini sono davvero identiche. Possiamo averne conferma anche dal waveform. E a questo punto sappiamo che il risultato è decisamente simile a quanto avremmo ottenuto se sul set l'immagine fosse stata sovraesposta di uno stop. Figo, no?